Ed eccoci, siamo qui in questo nuovo video per parlare di notizie extra. Anche oggi tante tante notizie, partiamo subito perché oltre alle notizie legate agli allenatori, di cui anche adesso parleremo, tante sono anche le ufficialità di mercato tra svincolati e altre notizie da tenere secondo me sott'occhio. E partiamo subito perché la Torres annuncia un rinforzo molto importante per il reparto offensivo, ovvero l'arrivo di Scappini, attaccante classe 1988, calciatore che riparte così dopo alcuni mesi di pausa, giocatore tra le altre ex Modena, ex Reggiana. Ha militato anche nel Pontedera, nella Sampdoria, un calciatore di esperienza, di ottimo livello per la categoria. Certo, alla Torres potrà fare molto bene, una Torres che tra l'altro vanta un buon reparto offensivo e vi cito solamente Ruocco che sta facendo molto bene, ma che rappresenta un po' la punta di diamante di questa Torres che ha iniziato, devo dire, bene la stagione nonostante sia stata ripescata un mesetto fa, quindi in realtà ha avuto poco tempo anche per la preparazione atletica, cosa che magari potrà pagare alla lunga, però vedremo. Nel frattempo annuncia un giocatore come Scappini che dovrà essere recuperato sotto il profilo fisico, però un attaccante che per la categoria è più che valido. Ma il discorso vale certamente anche per il Picerno, un Picerno che annuncia Diop per il reparto offensivo. Incredibile che un attaccante come Diop sia rimasto svincolato fino a questo momento, e ritorniamo un po' a quello che abbiamo detto nello scorso video, grazie all'intervista di Verdoriak, che per far spazio ai giovani diversi over anche di ottimo livello rimangono svincolati per tanto tempo. Attaccante classe 1993, calciatore che ha sempre fatto bene nella Regione C, in particolare alla Paganese, ma è un ottimo attaccante di Hop che trova squadra solamente a fine settembre. Ripartirà dal Picerno, un Picerno che davanti comunque vanta diversi giocatori, i vari Reginaldo e non solo, che sicuramente compongono un ottimo reparto lì davanti, e contratto firmato tra l'altro, no, durata sconosciuto. Mentre adesso che ci penso, Scappini invece ha firmato un contratto, adesso ve lo dico subito, con la Torres, un contratto annuale, ecco, mentre Diop non lo sappiamo. Colpo importante siglato comunque da un Picerno voglioso di far bene e che quest'anno vorrà puntare di certo a una ulteriore salvezza, così come l'anno scorso. Il Monopoli, un Monopoli molto ambizioso, annuncia l'arrivo di Nocchi per la porta, considerando l'infortunio di Vettorel, che sarebbe il titolare, ma è infortunato e lo sarà per diverso tempo. Monopoli che ha dovuto correre. Dovuto mettersi, diciamo, quelle ripari sostanzialmente e attingere così dagli svincolati. Uno dei pochi portieri validi presenti in lista era Timothy Nocchi, che riparte così dal Monopoli. Portiere classe 1990, firma un contratto annuale con il Monopoli, è rimasto svincolato per diverso tempo dopo l'esperienza con il Catanzaro, con cui non ha raccolto neanche, no, in realtà qualche partita l'ha giocata in Coppa Italia, mi sembra contro il Padova, arrivammo in semifinale ai tempi. Comunque qualche presenza l'ha raccolta, ma in particolare in Coppa. Fu il vice di Branduani, un portiere comunque valido, che secondo me potrà assolutamente far dimenticare Vettorel, che comunque è un ottimo portiere, e anche giovane, però Nocchi ha esperienza, è la sicurezza al reparto, e credo possa certamente far bene in quel di Monopoli. Quindi diciamo che alla fine è caduto in piedi il Monopoli. Ma anche la Gelbis in realtà si rinforza annunciando l'arrivo di Papa per il centrocampo, rinforzo di esperienza, centrocampista classe 1990, il calciatore tra l'altro anche di nazionalità, sì, nazionalità, di origini cosentine, lui è nato a Cosenza, quindi è calabrese, e un rinforzo per la Gelbison di Mister De Sanso,
sicuramente valido, calciatore che ha militato in tantissime squadre in categoria, ultima esperienza in particolare a Ravenna. Un rinforzo importante per il centrocampo, in particolare per la mediana esperienza da vendere, che sicuramente potrà essere utile per una Gelbison neopromossa e che dovrà lottarsela con le unghie e con i denti per centrare la salvezza. Firma un annuale e quindi per la prossima stagione è quindi un giocatore della Gelbison. Detto ciò, andando avanti, parliamo di allenatori ed in particolare allenatori in Serie B, perché il Como ha ufficializzato l'arrivo di Longo sulla panchina del club Lariano, un Como che ha dovuto accantonare il progetto Gattuso per, oltre ai risultati poco soddisfacenti, anche un discorso personale del mister che non sta molto bene. Non l'ha esonerato il Como, lo ha semplicemente messo un attimo da parte, e sicuramente sarà anche più di un attimo, però nel frattempo ha dovuto ovviamente anche correre ai ripari e annunciare un mister di ottimo livello che in carriera ha anche allenato in Serie A con il Torino, che è riuscito ad ottenere una promozione importante con l'Alessandria 2 stagioni fa, ma al tempo stesso ha raccolto anche una retrocessione con l'Alessandria stesso, per quanto lo scorso anno è stata una stagione un po' particolare, in cui di pochissimo è retrocesso Alessandria con vicissitudini. Comunque, diciamo, fu una stagione un po' così. Detto ciò, rimane un buon allenatore per la categoria. Ha allenato anche al Frosinone e vedremo quale sarà l'impatto con una piazza vogliosa di far bene, una piazza molto ambiziosa che ha una società alle spalle che è tra le più importanti in Italia, e anche calciatori di qualità e di livello molto molto alto. Firma un contratto biennale, sarà veramente interessante vedere il buon Longo all'opera. Detto ciò, sarà interessante vedere anche Baldini all'opera in Serie B, dopo la parentesi negativa con il Palermo, che lo ha silurato per prendersi Corini prima che iniziasse la stagione. Baldini riparte dal progetto Perugia, che ha esonerato Castori per far spazio al mister ex Palermo, un esonero che tutto sommato comprendo, perché il Perugia è partito molto male in campionato. Castori non ha saputo dare quell'impronta che diede per esempio alla Salernitana, portandola alla promozione in Serie A 2 stagioni fa, e anche allo stesso Carpi ai tempi, anche lì Serie B, Serie A, ecco, ci si aspettava forse qualcosa di più. Poi metti anche che ormai siamo in un'epoca in cui, oltre a livello di società, siamo una società molto frettolosa che non ha pazienza di aspettare, non ha pazienza di dare fiducia, cioè non ha la pazienza di affrontare la vita sostanzialmente. Ecco, anche questo si trasporta nel calcio. Allo stesso modo il Perugia decide di esonare il mister alle prime difficoltà. Annuncia comunque un allenatore sicuramente valido, un allenatore che ha conoscenze, che l'anno scorso ha ottenuto una promozione meritata con il Palermo e che sicuramente quest'anno vorrà riconfermarsi a buoni livelli. Tutto da vedere comunque questo progetto. Un allenatore comunque che dà carattere alla squadra e che dovrà bene inserirsi in un ambiente deluso dagli ultimi risultati negativi. Ma il discorso certamente è applicabile anche al Pisa, che ha annunciato l'esonero di Maran e il ritorno di D'Angelo, quindi un Pisa che non va a pagare ulteriori contratti perché D'Angelo era già sotto contratto e sostanzialmente se l'è ripreso, quindi continuerà a pagare i 2 contratti come ha fatto fino a questo momento. Esonerato Maran, allenatore di grande esperienza, ce lo ricordiamo bene ai tempi del Chievo, non ha saputo dare un'impronta, un'identità alla squadra, nonostante il Pisa sia una squadra che presenta delle ottime individualità, ma che evidentemente Marano non ha saputo gestire. D'Angelo si riprende il suo Pisa, con cui fece molto bene lo scorso anno e con cui centrò di così la Serie A, perché perse ai supplementari contro il Monza in finale playoff. Ecco, quest'anno si riprende il suo Pisa in una situazione molto delicata, perché il Pisa, se non ricordo male, ultimo in classifica, addirittura comunque nelle ultimissime posizioni, ha raccolto
pochissimi punti, e adesso ad Angelo ovviamente spetterà un compito molto difficile, ma lui conosce bene l'ambiente, è certamente ben voluto dalla piazza, e questo è solo che un fattore positivo per il suo lavoro, però resta comunque delle difficoltà abbastanza oggettive che dovrà gestire nel corso della stagione, che comunque piano piano riprenderà anche e soprattutto dopo la sosta. Ma parlando di sosta, Mancini, per gli impegni della nazionale, ha convocato Gabbiadini, Frattesi ed Esposito come ulteriori convocazioni. Diversi giocatori hanno anche lasciato per via comunque di problematiche fisiche, tra cui per esempio Immobile, non solo. Ecco che comunque il mister ha optato per convocare altri calciatori. Tra l'altro, altra notizia interessante relativa al Barcellona, che tramite un comunicato ha annunciato l'approvazione da parte del CDA di un budget di 1 miliardo e 255 milioni di euro, un budget di proporzioni ciclopiche, e Barcellona che prevede di avere un profitto di 274 milioni di euro alla fine di questa stagione. Quindi un Barça che viene da anni e annate in deficit, nel senso in di forte difficoltà economica, in cui ha sempre chiuso i bilanci in negativo e anche di tanti milioni di euro. Ecco, quest'anno, grazie anche alla vendita di tante proprietà, alla vendita di propri asset, si è potuto fare mercato e anche avere poi dei profitti futuri. Vedremo se questa aspettativa si tramuterà in realtà. Rafa Silva lascia la nazionale portoghese, parliamo di un attaccante ormai quasi trentenne che milita nel Benfica, calciatore di ottimo livello, che continua ad essere nonostante questo addio, però ha deciso di abbandonare il progetto nazionale, e tra l'altro anche la nazionale è in pieno percorso Nations League, in cui potrebbe arrivare addirittura alle Final Four. È un Portogallo che si appresta ad affrontare i mondiali, quindi strana questa decisione, credo che sia anche legata ad una possibile non convocazione nazionale, perché sono sicuro che se Fernando Santos lo avesse voluto convocare, lui non avrebbe rifiutato la convocazione nazionale al mondiale. Credo che sia legata questa decisione di lasciare la nazionale proprio a una mancata futura convocazione. Detto ciò, parlando di nazionali, la Russia non sarà presente agli Europei del 2024, confermata l'esclusione dal sorteggio del turno di qualificazione, perché vi ricordo che siamo anche in periodo di qualificazione, anzi sorteggi dei gironi di qualificazione a Euro 2024, di cui la Russia non farà parte per i motivi che ben sappiamo. A questo punto mi getterei anzi no, velocissima, Neuer e Goretzka positivi, quindi due assenze pesanti per la Germania, ma in realtà anche per il Bayern in prospettiva futura. Vedremo se torneranno a disposizione, soprattutto per la Champions League, che diciamo sarà, il ritorno in Champions sarà imminente. Ma a questo punto gettiamoci, come dicevo, nelle interviste, perché ci sono molte notizie di cui andare a parlare e da approfondire. Questa intervista è a Casini, il presidente della Lega di Serie A, che ha parlato di diverse tematiche attuali molto interessanti tra caro energia e i conti in rosso delle società di Serie A. Partiamo quindi dal discorso per consumare meno energia si può ipotizzare di giocare meno partite notturna. Vediamo che cosa ha risposto Casini. Il consumo energetico legato alla partita è identico sia che si giochi di notte che si giochi di giorno. Le tecnologie che usiamo, VAR e Goal Line Technology, richiedono la stessa illuminazione. Abbiamo già ridotto il 25-30% i tempi di illuminazione. Dobbiamo sostituire le luci agli impianti utilizzando lampade a LED da ridotto consumo energetico. Il terzo punto è quello di utilizzare impianti fotovoltaici. Oltre l'80% degli stadi ne è sprovvisto. E diciamo che in realtà, se ci pensate, forse questa situazione qui negativa potrebbe portare a delle novità positive, proprio perché potrebbe essere una scusa per finalmente
andare ad apportare modifiche in termini di risparmio come luce a LED, impianti fotovoltaici che modernizzano i nostri strati, le nostre infrastrutture che sono ancora all'epoca dei romani a livello di modernità. Quindi lui, ecco, diciamo che ha fatto intendere che non è contrario alla modifica degli orari delle partite, ma per il semplice fatto che tra Goal Line Technology, VAR, tutti strumenti che comunque ciucciano energia, per cui già con il accendere gli impianti il più vicino, il meno possibile, si è ridotto un pochino il consumo, però giustamente lui dice no, ma il no è dovuto ai discorsi di diritti televisivi, ragazzi, cioè parliamoci chiaro, soprattutto in Serie A è impossibile, è realmente impossibile anticipare gli orari per discorsi televisivi, perché ci sono accordi televisivi in corso, perché ci sono tantissimi soldi che girano che non possono essere persi, mentre per esempio in Serie C comunque non c'è neanche il discorso del VAR da tenere in considerazione, e i diritti televisivi sono importanti, ma fino a un certo punto, ecco, credo che lì sia più fattibile un'anticipazione degli orari delle partite, ma in Serie A no. In Serie A purtroppo ci sono, ripeto, i diritti televisivi e questi accordi che la fanno da padrone. Detto ciò, vediamo che cosa ha detto ancora. L'ingresso dei fondi in Lega non è un progetto accantonato, risponde Casini, il problema di quell'operazione è che si è partiti prima dallo strumento rispetto all'obiettivo da raggiungere, e questo ha creato intoppi. La Lega guarderà a possibili investitori, non c'è nessuna chiusura, quindi possibili fondi, possibili ingressi di nuovi fondi, progetto non accantonato, ma diciamo che c'è sempre la ricerca di nuovi e possibili investitori. I rapporti con la FIGC invece come sono? Vediamo cosa risponde Casini. I rapporti tra Lega e Federazione sono sempre stati altalenanti. Non mi sembra di aver riscontrato rapporti così accesi. Col presidente Gravina ho sempre avuto un ottimo rapporto. L'obiettivo è quello di migliorare il calcio. Sull'indice di liquidità noi eravamo contrari sulla tempistica, non sulla norma. Ecco, questo è interessante in realtà. Ovviamente gli scontri tra Lega e FIGC sono oggettivi, anche perché sennò Gravina non vorrebbe togliere il diritto di veto, secondo cui una Lega contraria ad una possibile riforma la può fermare, può bloccare l'avanzata di quella riforma. Ecco, ovviamente, perché vuole abolire quel diritto di veto Gravina? Per impedire che la Lega si metta in mezzo, metta i bastoni tra le ruote rispetto alle sue volontà di riforma. Ecco, il discorso indice di liquidità è molto interessante perché ne abbiamo dibattuto tantissimo negli scorsi mesi, e i Casini dice non tanto sulla norma, ma quanto più sulle tempistiche, perché le società non avrebbero fatto in tempo a rientrare nei parametri subito. In realtà l'hanno fatto, in realtà sono comunque rientrate nei parametri, però non si è comunque voluto tenerlo come indice di iscrizione al campionato, nonostante tutte fossero rientrate nei parametri, però non lo si è voluto mantenere per motivi che, boh. Poi ha parlato anche del tema violenze e razzismo, è un tema su cui ci battiamo da tempo, vogliamo portare i valori positivi del calcio nelle scuole, abbiamo preso esempio dalla Premier League, il calcio riflette la società nei pro e nei contro, c'è un rimedio immediato nelle regole, possiamo ragionare di avere pene più severe, poi a lungo termine c'è l'educazione. Allora, io onestamente sulle pene più severe nei confronti dei colpevoli, io non metterei in mezzo le società, cioè sinceramente a me fa venire il latte ai gomiti sentire multata la Juventus perché i tifosi propri hanno fatto cose razzisti. Ma cosa c'entra la Juventus? La Juventus deve educare i propri tifosi, cioè le società sono responsabili, ma relativamente, nel senso l'inciviltà della gente sta all'inciviltà della gente, per l'appunto. Quindi sì, è un discorso a livello di società, perché vale per la Juve, ma così come vale per qualsiasi squadra, e non sono i genitori, cioè non è che la società deve fare il genitore di coloro che vanno allo stadio, quindi io sinceramente sulle multe alle società non ci vedo il senso. È un discorso purtroppo che si lega alla cultura, che si lega a queste cose qui, non è semplice riuscire a migliorare, è un discorso che diciamo dovremmo affrontare più in avanti, tra qualche generazione, perché sicuramente si faranno dei passi avanti e questo credo sia oggettivo, basta semplicemente vedere comunque che
la nostra generazione, almeno la mia, quella comunque dei giovani, è molto più aperta mentalmente rispetto a quella passata, per cui nel giro di 20-30 anni, quando noi giovani diventeremo adulti, quindi genitori a nostra volta, insegneremo comunque ai nostri figli una mentalità più aperta e quindi questo si riscontrerà, però si riscontrerà in positivo anche su queste tematiche qui di evitare violenza e razzismo. Sicuramente sarà minore in futuro, ma per una mera questione logica, proprio perché tra i giovani che c'è più rispetto, diciamo, in quest'ultimo periodo, mentre soprattutto gli adulti sono molto chiusi mentalmente ancora. Ecco, servono anni, purtroppo, in un discorso, quando si parla di cultura, di società e di questo tipo di cambi, servono anni, non si può neanche stare lì a fare tanto. Poi anche lì la Premier League non è che sia sto esempio, cioè, sì, in realtà se voi vedete in Premier gli stadi sono a 1 centimetro dal campo e ci fosse uno che facesse invasione di campo, che lancia bottigliette in campo, mica sono come in Olanda, come nei paesi dell'est Europa dove lanciano le bottiglie o i calici di birra in campo. Ecco, in Inghilterra su quell'aspetto sono molto, molto diligenti, molto determinati, diciamo, a essere sempre dei posamen, utilizzando un termine un po' così di oggi. Tra l'altro, ultimo tema che ha affrontato il buon Casini è relativamente ai conti in rosso delle società, e vediamo che cosa ha detto. Questo è il tema più importante. L'impatto della pandemia non può essere dimenticato. La situazione era critica già prima. Occorrono interventi immediati con dei paletti da mettere alle squadre, con limite ai salari complessivi delle squadre. Il tema fiscale ora è il più urgente. Dobbiamo trovare delle formule di rateizzazione per le squadre per pagare i contributi e non avere un impatto devastante nei bilanci. Quindi rateizzazione, quindi tema fiscale, ciò che ci interessa maggiormente. Ed è ovviamente un qualcosa di oggettiva come cosa, nel senso che è fondamentale dibattere sul tema fiscalità, sul tema economico, sul cercare di non imporre, però di inserire dei limiti al tetto degli ingaggi, al tetto salariale, per non sforare i bilanci, sempre nel rincorrere quella famosissima parolina sostenibilità di cui i nostri politici del calcio parlano da tempo. Parlando di un altro tema, è sempre intervista a Casini delle troppe partite. Vediamo che cosa ha detto, perché è molto interessante ciò che ha detto. Ci sono giocatori stanchi per le tantissime partite. Il tema delle troppe gare esiste, ma non so se ridurre le squadre sia la soluzione. Ed è ciò che io onestamente mi trovo a dire, nel senso, allora, che il fatto che diminuendo il numero di squadre ci sono conseguentemente meno partite è oggettivo, nel senso se ci sono 18 squadre è normale che si fanno 4 partite in meno 4 giornate in meno rispetto ad una classica Serie A 20 squadre. Però il discorso non è tanto, cioè i giocatori sono stanchi, tanti infortuni, ma è proprio dovuto anche ai calendari fitti che si intrecciano con l'Europa, soprattutto. Perché se ci pensate, no? Le troppe partite sono solamente per le squadre di Champions Europa League. Perché un Atalanta gioca una volta a settimana. L'Atalanta, male che gli va, gioca 5 partite al mese. Per 17 squadre, no, 17 no, però per 13 squadre su 20 non vale il discorso delle partite ravvicinate, vale solamente per le big. Certo, uno può dirmi noi già facciamo fatica a livello internazionale. Se abbiamo anche tante partite nel nostro campionato, ovviamente facciamo sì che queste squadre non rendano anche a livello internazionale e il calcio, conseguentemente italiano, non crescerà mai anche nel piano, diciamo, nel panorama europeo. Però ripeto, il ridurre il numero di squadre non è la soluzione. Non è secondo me la soluzione. Io sono d'accordo con Casini in questo senso. Non trovo giusta la riduzione del numero di squadre per giocare meno partite. Allora giochiamo in 10, giocate solamente voi big che fate l'Europa, perché giocate l'Europa, perché ripeto, solamente quelle che fanno l'Europa sono quelle più stanche, le altre sì hanno infortuni, ma ci sta, quelle che non giocano l'Europa non hanno questi problemi di calendari fitti.
semplicemente quelle che fa l'Europa. Quindi giocate voi sette, basta. Che cosa bisogna fare? Vabbè, e a questo punto direi che possiamo andare verso la conclusione. Ultimissime notizie: il Tribunale di Almeria ha condannato a 4 anni di reclusione Santi Mina, attaccante attualmente militante nell'Al Shabaab, formazione del panorama dell'Arabia Saudita, se non vado errato, in prestito però dal Celta Vigo, arrestato per abusi sessuali. Questa è la condanna, 4 anni che dovrà quindi scontare in prigione, a meno che non trovi qualche scappatoia, però ovviamente questo non lo sappiamo. Ultimissima notizia, relativamente alla FIFA. Ha sviluppato infatti, la FIFA per l'appunto, FIFA App Player, un'applicazione con cui sarà possibile tracciare i movimenti in campo dei calciatori e conseguentemente le loro statistiche durante le partite del mondiale. Quindi notizia molto interessante, perché permette quindi anche a noi spettatori di poter visionare meglio quello che fanno i match analyst sostanzialmente, quindi le statistiche di un calciatore durante la partita in corso, i movimenti in campo. E devo dire che è molto interessante perché, ripeto, permette anche a noi comuni mortali di avere questa possibilità per farci anche noi un'idea più chiara, se vogliamo, di una determinata partita, per l'appunto, per chi vuole farsela, perché poi dipende, uno magari non gliene frega nulla e vabbè. Però interessante questa novità che vedremo ovviamente con il mondiale. Detto ciò, io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.